amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video refill. Allora, un refill dopo circa 6 settimane, se non di più, ma 6 settimane sono sicure, e quindi va bene, refill. Anche qui, come nel video precedente, sono molto soddisfatta della tenuta di queste unghie, considerando sempre che anche questa persona non si risparmia con l'utilizzo delle mani in quanto lavori domestici, eccetera eccetera, e quindi sono molto 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 soddisfatta. Dunque, cosa c'era qui? Acrygel, e in questa prossima unghia che vedrete che andrò a abbassare il vecchio prodotto, era una polvere specchio. Oddio, lo sai che non mi ricordo più come si chiama questo effetto, un effetto chrome camaleonte, vabbè, non mi ricordo, insomma, quelle polveri che si strofinano sopra al lucido senza dispersione, che anche alla fine di questo video faremo la stessa cosa, perché questa signora poi mi ha confessato che questo effetto le piace tantissimo, quindi penso che lo faremo sempre, almeno un'unghia con questo tipo di effetti. E va bene, è rimasto tutto qua, e un trucchetto per non far spellicolare queste polveri è quello di andare a mettere un velo di primer acid free, o di bonder come lo chiama la ditta che lo utilizzate, intorno all'unghia prima di sigillarla. Cioè, sigillante, mandi in lampada, strofini la polvere sopra e poi la devi risigillare. Prima di risigillarla ci metti un leggero strato di bonder. E questo trucchetto sembra che funziona. Va bene, preparazione dell'unghia come sempre, le cuticole con queste punte che mi vedete utilizzare ultimamente, praticamente utilizzo solo queste. E vi lascio tutto giù nell'info box, i vari link di riferimento, codici sconto, eccetera eccetera. E poi va bene, preparo l'unghia naturale come sempre. Ogni tanto esco dall'inquadratura, io non trovo pace con questa inquadratura, abbiate pazienza, perché sono sempre alla ricerca della mia comodità mentre sto facendo il lavoro, di non avere la telecamera in mezzo alla faccia, in poche parole. Però voglio anche avere un'inquadratura fatta bene, vorrei fare anche abbastanza zoom per fare vedere bene le immagini, però poi quando faccio troppo zoom esco molto facilmente dall'inquadratura, e quindi va bene, questi sono piccoli problemi tecnici di noi che facciamo i video. Comunque, eccomi qua, preparazione dell'unghia naturale come sempre con il sanding bands, e poi le solite cose, deidratante, primer acid free, base, e vado a ricostruire la struttura con Acrygel.
Allora, da quando ho scoperto questo Poly Shape, questo liquido per lavorare acrygel di Beauty Space Nails, mi vedete utilizzarlo praticamente sempre. Io vi ho sempre detto che, scusate, qui l'inquadratura è veramente pessima, non mi sono resa conto che poi mettendo sopra qui tutti i miei social, vabbè, andiamo avanti, e le prossime si vedranno meglio. E, dicevo, da quando l'ho ricevuta utilizzo praticamente sempre questo liquido per lavorare acrygel. Io ho sempre utilizzato il cleaner senza nessun tipo di problema, e quindi tranquillamente si lavora acrygel con il cleaner, però un cleaner che non contenga troppa acqua, perché l'acqua non è che va molto d'accordo con questi prodotti. Invece, siccome i cleaner sono a base di alcol isopropilico maggiormente, alcol isopropilico va molto bene per lavorare questi prodotti, però quando sono troppo diluiti e c'è troppa acqua ve ne accorgete anche, perché il prodotto rimane un po', tende ad appiccicarsi un po' al pennello. Comunque, detto questo, io ho sempre lavorato con il cleaner senza nessun problema, ma da quando ho ricevuto questo, da quando ho conosciuto questo liquido, effettivamente mi trovo molto molto bene. Quindi, se volete provare, giù nell'info box ovviamente vi lascio il link, e se qualcuna di voi l'ha già provato, faccia sapere anche alle altre ragazze giù nei commenti. Dateci qualche feedback, perché sentire parlarne me è un conto, ma sentire le reali, non che le mie siano finte, però voglio dire, sentire anche le vostre opinioni è interessante. Allora, questo è il Poly Gel in barattolo, anche lui di Beauty Space Nails, nel colore Skin, e questo è, anche il pennello è di Beauty Space Nails, e insomma mi vedete usare quello che vedete nei video, è quello che poi effettivamente utilizzo, cioè non è che vado a prendere altre cose, quindi se mi vedete usare spesso le stesse cose è perché sono quelle che effettivamente uso. Comunque, qui ho lasciato praticamente tutte e 10 le dita. Ecco, il barattolo ogni tanto si scompone, insomma non è un problema molto grande, però ecco, insomma, ogni tanto succede che il barattolo, se vi succede non vi preoccupate, insomma, che non è niente di allarmante, ecco, che si scompone un attimo il barattolo, poi con un click lui si ricompone, come dire. E va bene, vi lascio alla applicazione del prodotto qui, anche qui perché anche nel video precedente mettevo abbastanza prodotto, perché casualmente sono due persone con praticamente con la stessa struttura di unghia, queste unghie che tendono a scendere abbastanza verso il basso, quindi ogni volta io vado a tirare su tutta la struttura, e poi sono di quelle con la pelle che tende un pochino a voler sovrastare l'unghia. In questo caso, anche in questo caso, i clamp mi sarebbero stati molto molto utili. Però ci sono volte che appunto che non li utilizzo, e volte che li utilizzo. Come ho detto nel precedente video, in questo tipo di struttura di unghia, di dito, di pelle, eccetera, i clamp sono veramente utili. Però non è che sto qui per forza a vendervi qualche prodotto. Abbiamo sempre lavorato senza questi clamp, e quindi voglio farvi vedere che riesco a farlo lo stesso come ci riuscite voi. Però aiutano, sono uno strumento, un aggeggino che in alcuni casi veramente aiutano il nostro lavoro e anche la nostra salute, perché io in questo momento con il mio pollice sto facendo forza per tenere giù la pelle, invece come nel video precedente vi dicevo, in quel caso lo sforzo lo fa il clamp e non lo faccio io, quindi va bene. Ok, allora vi lascio all'applicazione del prodotto e ci vediamo più avanti.
Ok, allora come vi dicevo, queste unghie sono sempre da tirare su ogni volta ad ogni refill e quindi qui vedete proprio che vado a consumare totalmente la sua unghia naturale, cioè la sua unghia naturale sparisce, viene consumata dalla fresa, sparisce completamente, assottiglio quindi un pochino anche il prodotto ed è per quello che in fase di riapplicazione prodotto, ribilanciamento della struttura, eccetera, eccetera, metto più prodotto perché so che dopo devo andare ad assottigliare la punta e quindi mettendo poco prodotto andrei a togliere la sua unghia naturale e poi mi rimane uno strato troppo sottile di prodotto e quindi rischierei qualche rottura, eccetera. In questo caso assolutamente tolgo tutto perché è necessario, perché da quando tra l'altro lei si fa le unghie con me, appunto, ha notato questa cosa, che la sua struttura ogni volta è bella dritta, invece prima, la prima volta che arrivò da me, era tutta verso il basso, infatti ho dovuto fare un bel mazzolino la prima volta perché insomma ho dovuto ribilanciare per completo tutta la struttura, insomma va bene. E quindi ecco, queste sono unghie, lo vedete? Vedete qua, prima che vado a limare, si vede proprio che l'unghia tende a scendere verso il basso e quindi con la lima tiriamo su i laterali, ci ricreiamo la nostra bella strutturina abbastanza slim e tiriamo su tutto quanto. Qui vi ho lasciato solamente due unghie, se no diventava veramente troppo lungo e quindi c'è la limatura con velocità normale di due unghie. E prima faccio con la lima e poi faccio con la fresa.
Ok, queste unghie sono un'esplosione di colore e i due medi vanno totalmente glitterati con questo Supreme Glitter di Michel Nails. Non ricordo il colore, ma poi vi lascio giù nell'info box appunto anche di questo il link. E praticamente vado a fare la doppia passata di questo super glitterato a base trasparente, questo semipermanente. Però con due passate, siccome i glitter sono abbastanza grossi e abbastanza pieno di glitter, con due passate diventa anche coprente. Mi sistemo per bene i glitterozzi perché insomma li devo aggiustare nel giro cuticolo, e soprattutto prima di andare in lampada pulisco il bordo dell'unghia, perché poi questi se rimangono in rilievo poi danno fastidio. Ok, invece poi i pollici e i mignoli vanno con questo colore di Moda Unghie, che è il colore violetta, e faccio la doppia passata di questo colore, e sui pollici vado di nuovo con quel glitterato a fare un po' di sfumatura dalla cuticola verso la punta. Invece sugli indici e sugli anulari andiamo con quest'altro gel color, anche lui di Moda Unghie, e si chiama Lola. E in questi due andremo a fare uno stamping maculato con questo effetto animalier maculato, che veramente mi piace molto. Quindi anche qui faccio la doppia passata e poi andiamo a stampigliare, come dico ultimamente. Una cosa importante prima di mettere lo stamping è quella di andare a togliere la dispersione del colore. Possiamo togliere la dispersione del colore oppure fare una leggera passata di sigillante matte, dipende da come vi trovate più comodi. L'importante è che non ci sia uno strato scivoloso, perché quando andiamo a mettere poi lo stamper scivola, il disegno scivola e viene male, insomma. Questa piastra è di Moira, non ricordo adesso il numero, ma anche di questo vi lascio giù nell'info box tutto quanto. Sto utilizzando il gel polish stamping, sempre di Moira, e da quando utilizzo questi non utilizzo altri. Quindi questo è. Raccolgo il mio disegno, lo asciugo un pochino appunto con la torcia, tolgo l'eccesso di disegno che non mi serve e vado sull'unghia, movimento rotatorio, non mi ricordo mai come si dice, rotatorio o rotante, pugno rotante, no, rotatorio forse, rotatorio, però mi viene in mente la rotatoria della strada quando uno sta guidando. Vabbè ragazzi, sto delirando. Va bene, avete visto, mi raccomando, pulite la piastra con acetone, perché così il disegno, il gel se ne va subito, il cleaner lo spalma il gel, invece acetone lo toglie subito, e con lo stesso acetone prima di andare in lampada vado a pulire la pelle della persona. Tolgo diciamo il grosso con il fazzolettino, e poi con un pennello bagnato sempre di acetone vado a pulire meglio nel giro cuticole. Ho fatto già questo errore di non pulire e di mandare in lampada con la pelle sporca, è stato un disastro, quindi vi consiglio vivamente di pulire la pelle prima di mandarla in lampada a finire di polimerizzare appunto questo gel stamping. Va bene, fatto questo, abbiamo finito.
sui mignoli andiamo a fare questo effetto specchio chrome. Oh, guarda se mi viene in mente, vabbè, chrome credo che sì, che sia. E quindi andiamo a mettere prima il sigillante, andiamo in lampada e poi con il sigillante appena uscito dalla lampada, quindi caldo, andiamo a strofinare questa polvere. Ora vi devo confessare che non ho fatto la passatina sul bordo prima di andare a risigillare, non ho fatto il passaggio con il bonder, ci ho pensato dopo, non lo so perché era... ci abbiamo messo un po' a fare queste unghie, andavo un po' di fretta e volevo finire, quindi non vedevo l'ora di finire, vi dico la verità, e ho dimenticato di fare questo passaggio con il bonder. Vedremo come andrà a finire e dopodiché vado a sigillare tutto quanto. Quindi vi farò sapere se effettivamente, speriamo che non le succeda niente, insomma che non si spellicoli questo effetto chrome, però mi sono dimenticata di farlo, che dobbiamo fare? E quindi poi ecco, vado a sigillare tutto quanto, tutto insieme e abbiamo finito. Ed eccoci qua, prima di andare in lampada faccio girare la mano per autolivellare bene il sigillante e io vi ringrazio tantissimo per stare qui con me, per iscrivervi al mio canale, ci sono tanti nuovi iscritti in più, grazie mille, vi ricordo di lasciarmi il like se vi piacciono i miei video, in alto a sinistra i miei social, ci vediamo in giro, un bacio grande grande e ciao!